Oltre 220.000 euro di sequestro preventivo sia in denaro che immobili ad opera della Guardia di Finanza della Compagnia di Verbania nei confronti di un imprenditore ritenuto responsabile di evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal GIP nei confronti di un imprenditore edile verbanese. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, negli anni 2012-2013 avrebbe occultato al fisco un volume d'affari pari a poco meno di 1,5 milioni di euro, con IVA non versata per oltre 220.000 euro. Tutte le cessioni immobiliari oggetto di contestazione erano state regolarmente registrate agli uffici dell'Agenzia del Territorio, ma l'imprenditore non effettuava le dichiarazioni fiscali previste dalla legge. I finanzieri e la Procura hanno così contestato i reati di omessa presentazione della dichiarazione IVA e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Quest'ultimo reato si sarebbe infatti configurato perché, quando stavano per scadere i termini degli obblighi fiscali, l'imprenditore aveva costituito un fondo patrimoniale nel quale faceva confluire il suo patrimonio immobiliare nel tentativo di sottrarlo a eventuali procedure esecutive promosse dall'erario o da terzi.